Hello everyone, ciao a tutti. My name is Cristiana El Traian. Il mio nome è Cristiana El Traian. I come from Romania. Arrivo da Romania. Sì, vengo dalla Romania. And I'm very happy and grateful that all of you have manifested this event. Sono molto contento e ringrazio per voi di aver manifestato questo evento. Ero in Venezia qualche mese fa, in novembre, quando stavamo parlando di questa necessità di sapere più della coscienza pranica. I was in Venice a few months ago and I was talking with people about pranic consciousness. It will be a little weird because I'll speak both languages and he will translate whatever language I speak. Okay. Quindi sarà un po' strano perché lei parlerà una delle due lingue e io farò la traduzione nell'altra, quindi sentirete la voce quantica. We really only speak one language. Davvero noi parliamo una sola lingua. Ah, yeah, che vuoi? On parle qu'une seule langue. I started my pranic journey a few years ago. Ho incominciato la mia strada pranica un paio d'anni fa. Quando ho sentito, cioè la prima volta ho sentito di prana in 2010. First time I heard about prana was in 2010. When Jasmine Hin comes to Romania and holds a workshop about it. Quando Jasmine Hin venga in Romania e tiene un workshop su quello. But my natural tendency was to go lighter even since I was a child. Ma la mia tendenza naturale era di diventare sempre più leggera da quando sono piccolo. I was throwing meat out the window from my food. Lanciavo la carne tramite il telefinestra, la buttavo via proprio, la lanciavo non fuori. Non mi sembrava di essere cibo. It doesn't sound to me a food, meat. Mm. Then at 17 I gave it up completely. A 17 anni ho lasciato tutto quanto la carne, cioè non la mangiavo più. I saw un paio di polli morti. I see some dead chickens. And I understood that is another being that is not of life, not food. E ho capito lì che era un altro essere vivo e quindi non poteva essere cibo questo. Mm. Then at 28 years old, poi I found out the information about food and food habits and vegetarianism. Poi all'età di 28 anni ho trovato che era possibile cambiare alimentazione e essere vegani o vegetariani. E anche la mia mente ha understood why I should hold this path. Okay, my mind started understanding why I should take that path. And therefore I went from vegetarian to vegan and then started the pranic journey first time in 2013. And da quell'epoca ho incominciato a cambiare alimentazione da vegetariano a vegano, andando anche verso altri tipi di alimentazione. Verso 2013 ho incominciato veramente la strada pranica. 2012, when it was a very important year for all of us. 2012, quando era un anno importante per tutti noi. I was called to do strong detox things. Ero chiamato a fare delle detox molto molto potente. Non sapevo che mi preparavo per l'inizio della the pranic path. Non sapevo, I didn't know that in that moment I was preparing for the pranic nourishment path. But in 2013 I joined the darkroom retreat. Ma nel 2013 ho proseguito la Dark Room Retreat, che sarebbe il ritiro al buio. Il ritiro al buio per l'iniziazione con l'alimentazione pranica che fa Jasmine Hin. Dark Room Retreat with Jasmine Hin. There's also a book written about it. C'è un libro su questo, experience. Di questa esperienza. Che hai scritto che tu? Che ho scritto io. Ah, she wrote the book. È stato scritto attraverso di me. It was written through her. That book was written through her. And that is how I first had this experience of being fed by light. Questa era la prima volta che ho avuto
la prima esperienza di essere nutrita di luce. Cioè, 10 giorni e notte senza cibo, solo zucchi di frutta o prana. 10 days, night and day, only with juices, prana and love. And lot of meditation and exercises for bringing more chi into the body. E molte meditazioni e esercizi per portare più chi nel corpo, più energia. Because in essence we are all fed by prana. Perché nell'essenza siamo tutti quanti nutriti di prana. C'è qualcuno di voi che non è nutrito da prana? Is there somebody here not fed by prana? Everybody, yes? Tutti quanti, sì? So the question is how to increase this? Quindi la domanda è come facciamo a aumentare Quanti di tutto ciò? voi sono interessati a crescere questo flusso di prana nel se stessi? How many of you want to augment the prana nourishment, the prana in you actually, the energy? How many of, thank you. How many of you are already doing the pranic journey? So don't take any food or very little food. Quanti di voi stanno facendo la strada pranica oppure ogni tanto veramente poco assumono poco cibo? Quanti di voi sono qui solo per condividere con altra gente in spiritualità o gioia? And how many of you are here to exchange and to share with others, just spirituality and just have share information? So just that, not wanting to give up food, but just sharing love. Quindi non solo a rendersi senza cibo, ma semplicemente a condividere l'amore, la condivisione. Because what I feel to talk about today, more than not eating or giving up food, Quello che voglio condividere con voi oggi, invece di parlare di lasciare il cibo e di arrendersi a non mangiare, is that we are entering, as you know, a new era in the humanity è che stiamo entrando in una nuova era nell'umanità, nella civiltà, that is called pranic consciousness. che si chiama coscienza pranica, That is not about eating or not eating. che non è sì mangiare o non mangiare, But about how much love can you share and intake. ma quanto amore si può condividere e si può prendere, accettare, canalizzare. Regardless of how your food habits are. E questo non indipendentemente dalle vostre abitudini di cibo o di chiunque abbia abitudini di cibo. When one is capable of holding the most strong field of love. Quando qualcuno ha la potenzialità di acquistare o di condividere il grande campo di amore a livello And energetico consciousness. e di coscienza And power, divine power. e di forza divina, Regardless of habits. indipendentemente dalle abitudini And food habits. e delle abitudini di cibo, Then we are free. allora si è realmente liberi. But food is a start. Ma l'alimentazione è un inizio. Perché si tratta del corpo fisico, Because it's the physical body. the machine we are using to commune at the physical level with each other. È la nostra macchina che ci aiuta a comunicare tra di noi a livello sul piano fisico. We have taken this beautiful, and it's beautiful to all of you, just so you know. This beautiful machinery. Noi abbiamo preso questa bellissima forma che abbiamo, forma macchina, Per corpo, sperimentare la gioia qui. to experiment and experience the joy here. And to commune and communicate with those who have forgotten to communicate in other ways. E comunicare e condividere la comunicazione a quelli che si sono scordati di come comunicare. So if I came here without the body, Quindi se io ero venuto qui senza corpo, some of you would notice, some of you would not. quindi alcuni di voi avrebbe potuto, ma alcuni di voi non avrebbe potuto. Osservarmi. Cioè, Seeing her. questa è una interfaccia. This is the exchange. This is the
possibility No, exists. interface, the interface, like a disk where it's written some information that can be read by anyone because it's physical and it's dense. So this is why we have it. And if we have it, we start by lightening up the diet for keeping it clean. Quindi questo è il motivo, illuminiamo l'alimentazione che abbiamo per poter rimanere puri e illuminarci. My choice with food was not about, being different from others or special, but about how can I be a purer channel for the light that is coming into this planet now. La mia scelta di alimentare non era per essere diversi dagli altri, ma capire come meglio posso essere un canale per gli altri e esprimere ciò che io sono. I didn't even think of health at this at that time. Non pensavo neanche alla salute in quel momento. Ero molto giovane, cioè la salute non era proprio una priorità. I was very young, health wasn't my priority. I was not very healthy, but it was not my priority back Non. then. Non era molto salutare, ma non era la mia priorità. La mia priorità era come posso essere more in harmony with the environment I'm in. My priority was yeah. Sorry, la mia priorità era come posso essere in più armonia con il medio dove Grazie. ero. I'm sorry, I'll have to focus on one language, Yeah, yes? choose one phrase in one language because if you switch the words, then it's gonna be high level techno. I'm not in my mind when I speak, and whatever words come, I take it out, but I'll just try to be focused on the language. Okay, yeah, I'll. Non sono nella mia mente quando parlo, parlo qualsiasi parola che viene fuori, ma proverò a concentrarmi su solo una lingua per essere in armonia con la traduzione. In my activity of healing, I do soul healing, therapy that focuses on focusing in the soul, me and my patient. Io faccio una terapia che è basata sulla guarigione dell'anima e questo è come lavoro, parlando all'anima, guarendo l'anima. Focussarsi sull'anima per guarire gli altri corpi. Concentrare sull'anima per guarire tutto l'essere. I have to be non-mental when I do this. I have to channel whatever comes through when I do Devo this. canalizzare tutto ciò che arriva quando io faccio questo. It's the first time I speak to people who are from so many different countries, so that is why so many languages pass through my head. È la prima volta che parlo con tanta gente, con tante persone di vari paesi stranieri, quindi per cui ho tante lingue che passano dalla mia testa. But to synchronize better, I suggest that we do an exercise together. Quindi per sintonizzarsi propongo di fare un esercizio tutti quanti insieme e entrare tutti quanti insieme in sintonia. Does everybody agree with that? Tutti quanti siete d'accordo? Sì. Just an exercise to just intake more energy, maybe? Semplicemente un esercizio per incanalare più energia, And to forse, share essence. e per condividere la nostra essenza. So I invite you all to just get as comfortable as you can with the places Quindi that you have. vi invito a prendere spazio, cioè essere confortevole con lo spazio che avete, prendere, ecco, un attimo di tranquillità, il vostro agio. And to just focus on your breath while you do this. E di concentrarvi sul vostro respiro mentre fate questo. So you will find the best position for your body. Quindi potrete trovare la miglior posizione per il vostro corpo. The best way to sit so that energy flows Il at the posto maximum. migliore, in tale modo che l'energia fluisca al meglio in voi. And while we do this, we just focus on the breath. E mentre facciamo questo, ci concentriamo sulla nostra respirazione. And we just feel how it goes in and out the body.
E qui sentiamo come esce e entra nel corpo. We just focus at the center of our chest. Ci concentriamo a livello del torace. When we have our eyes closed, the intention goes into inside and it focuses on what we imagine or envision. Abbiamo gli occhi chiusi e la nostra intenzione entra in noi. But those of you who feel comfortable meditating with eyes open can do that also. Ma quelli che vogliono rimanere occhi aperti possono anche pure rimanere occhi aperti, che sono confortevole meditando occhi aperti. And we imagine having a light column, each one around us. Immaginiamo ora di avere una colonna di luce, tutti quanti noi, uno. Qualsiasi di noi ha una colonna di luce dal centro dell'universo fino al centro della Terra. Each one of us has a column of light that goes from the center of the universe to the center of the earth. And we breathe in the light from this light column. E respiriamo la luce di questa colonna. With every breath, Ognuno dei nostri respiri. we imagine that we have this light column around us, the cylinder with a diameter like our arms stretched out. Immaginiamo questa colonna di larghezza delle nostre braccia estese e siamo dentro questa colonna di luce. And the light is in the most appropriate color, and the most appropriate energy, the most appropriate vibration for each one of us. E la luce è nella l'energia più propria nostra e nel colore più appropriato per ognuno di noi. With every breath we intake this light. Con ogni respiro inspiriamo questa luce. With every exhale we send out all the worries, thoughts, intentions in our body to be transmuted in this light cylinder. E ogni espirazione mandiamo via i pensieri, i problemi, tutto quanto in questa colonna cilindrica di luce che ci circonda. And the light in this light column is pre-programmed to transmute and transform this into the most beneficial energy for all of us. E questa luce in questa colonna trasmuta l'energia che noi esaliamo in modo più appropriato per ridarcela nel modo più giusto e più puro. We just focus on that for a few moments. Ci concentriamo su questo per un po' di momento. With our attention focused in the center of our chest now. Con la nostra attenzione che è concentrata nel nostro torace, nel nostro petto. And it's like we have a light sphere or a light ball in the center of our chest. Ora è come se abbiamo una palla di luce nel nostro petto. And we breathe in and out this light ball. E da questa luce inaliamo e espiriamo. Like if we have a nose in the center of our chest. Come se abbiamo un naso nel nostro petto. Inspirando e espirando. Inspirando e espirando. And we visualize or imagine or sense this light sphere going brighter and brighter with every breath. E visualizziamo con la nostra percezione, i nostri sensi, che questa luce diventa sempre più luminosa con il nostro inspirare e espirare. We just let it shine with every inhale. Lo lasciamo illuminare con ogni ispirazione. And we visualize or imagine or sense that through the center of our head comes a ray of light.
From the center of the universe till the center of your heart. Ora visualizziamo un raggio di luce che entra nella nostra testa dal centro dell'universo al centro del nostro cuore. Like a cable that connects us to the heart of the universe or the heart of God or the heart of the source of creation. Come un cavo, una corda che ci connette alla sorgente della creazione, alla sorgente, al centro dell'universo, al divino. Each time we inhale, we Ogni sip more light from this cable into our hearts. volta che inaliamo, questa corda, questo collegamento entra nel nostro cuore sempre più profondo, With more and more energy, as much as we can intake. con sempre più energie, come possiamo incanalare. Each time we exhale, we allow this energy to go into our cells, into our organs, into our body, and into our aura, and all around us in the universe. Quando espiriamo, questa energia va nelle nostre cellule, nei nostri atomi, esce, va nell'universo e nel campo, tutto intorno a noi. The internal organs, the body, the bone structure is filled with this light now, each time we exhale. Ogni volta il nostro corpo, gli ossi, i nostri organi interiori, a ogni espirazione sono circondate da questa energia. Let ourselves be filled. Ci lasciamo riempire da questa luce, The light of the divine la luce del divino, filling our body. che riempie i nostri corpi, che Nourishing. ci nutre. Repatterning. Che ci riprogramma. Ogni Then from the light sphere in our chest, we let it flow down, two rays of light through each leg down into the ground. dal nostro petto, ora lasciamo la luce andare verso il basso e come due colonne nelle nostre due gambe. Fino to the center of the ground, to the Fino a toccare la terra, fino al centro della terra. We extend from the soles of our feet, we extend these rays of light, these roots, to the center of the earth. Estendiamo questi raggi di luce tramite la terra, le nostre radici dei piedi, fino al centro della terra. We send out the love from our heart and the love of the divine to the center of the earth. Mandiamo la luce del nostro cuore, l'amore del nostro cuore, del divino in noi verso il centro della terra. See it flow down through your abdomen, your hips, your thighs, your knees, down to the ankles and to the soles of the feet. Sentitelo fluire nel vostro corpo, nelle vostre anche, i ginocchi, scendere giù i piedi, le caviglie, fino alle estremità delle dita. Poi, then to the center of the ground, saying hi to Gaia. Facendo un saluto a Gaia, scendendo nella terra stessa fino al centro. We are now connected Siamo ora in connessione. from the center of the universe to the center of the Dal centro dell'universo fino al centro della terra. Tramite earth, through the center of our hearts. il centro del nostro cuore. Three important energy centers vibrating together. Tre punti di energia fondamentale che vibrano insieme in unisono. Let the third ray through the perineum down to the center of the earth now. Lasciate anche un terzo raggio uscire tra
Il tramite il perineo. perineo fino al centro della terra. Three rays of light, three roots connecting us with the heart of Gaia, which pulsates with the same frequency as the human heart. Tre raggi di luce che tramite la terra di Gaia entrano in pulsazione, in sintonia. Il centro della terra ha la stessa vibrazione con il centro della tua anima. The center of the earth has the same vibration as the center of our soul. And we let the light of Gaia come up through these roots, through these rays of light, up through the soles of your feet. E lasciamo l'energia di Gaia entrare tramite le nostre radici, queste colonne, tramite i piedi. Up through the feet, through the thighs, through the hips, up through the spine, up to the top of your head. Tramite i piedi, i ginocchi, le nostre anche, tramite la colonna vertebrale. Sale questa energia fino alla cima della nostra testa. The whole body is now filled with Gaia's vibration, with Gaia's light, with Gaia's energy. Tutto il nostro corpo ora è pieno dell'energia di Gaia, di questa energia della terra. And when the mind wanders, just leave the thoughts dissolve as clouds above your head. E quando la mente si chiede, lascia circondarsi da questa energia e lascia andare. Come nuvole sopra la testa. Like clouds on top of our heads. Dissolving away. Dissolvendo tutto, che si dissolvono. We let this energy fill out our body and surround it like a strong energy field with the mother's love. Lasciamo questa energia circondarsi come l'amore di una madre che ci avvolge. within and around our body, within and around our aura, within and around our auric field. This energy of Mother Earth is now springing like a fountain through the center of our heads. Dal centro della nostra testa, avvolgendoci la nostra corpo fisico, avvolgendo il nostro corpo aurico e tutti i nostri corpi sottili, come una fontana di energia che ci circonda di luce. We are now surrounded in the light column from the center of the universe and the sphere from the center of the ground, two energies, masculine and feminine, joining together around Due us. energie dal centro dell'universo e dal centro della terra che ci avvolgono come il mascolino e il femminile, avvolgendoci come un bozzolo. We breathe in and out this cocktail of energies. Inaliamo e espiriamo questo cocktail di energia. Allowing it to recalibrate our bodies and feed us. Lasciandolo rimpostare il nostro corpo, riarmonizzare il nostro corpo e nutrirci. And we go back to the hearts now, feeling how we commune with everything, how we are a part of everything, how we unite with everything. Ora torniamo nel centro del nostro cuore, che è ora equilibrato, che unisce tutto e unifica tutto. We feel how we are all connected through rays of light. Sentiamo come siamo tutti connessi, tutti quanti gli uni con l'altro tramite raggi di luce. That go out our chest, that go out of our heart center now. Che emanano dal nostro petto, escono dal nostro cuore, irraggiano. We feel this energy going around us through rays of light all around this place, all around this hill we are on. Sentiamo questa energia che fluisce
in noi, tramite noi e fuori di noi, tutto intorno a noi. We feel how we are all one with the nature around us. Sentiamo come siamo uno con la natura che ci circonda. We are one with this place, with the hills and the trees, with the grass and the earth. Siamo uno con questo posto, con le colline, la terra. We are one with the sky and the rain and the sun that will come after. Siamo uno col cielo, con la pioggia che arriverà. Con il sole che arriverà. Con il sole che arriverà. We request for the nature to approve and sustain this exercise and everything that goes after. Chiediamo alla natura di approvare, di aiutare, di tutto ciò che sostenere tutto ciò che accadrà. We thank her for receiving us in this beautiful place and allowing us to ground these energies of pranic consciousness in this place and all around the earth. La ringraziamo di accoglierci e sostenerci e di darci spazio, di poter Grounding this consciousness, pranic consciousness, here and all around this earth. espandere questa coscienza pranica qui e tutto intorno alla terra. We thank her for allowing us to bring in new energies, new sustainment from cosmic support. Ringraziamo le energie cosmiche di poter entrare e fluire con noi, insieme a noi. And we thank the earth for allowing this to happen. E ringraziamo la Terra per lasciare questo accadere. And we thank each other, and I thank you for bringing this into fruition. E ringrazio tutti quanti di poter fare che tutto ciò accade e fluire insieme. And when we are prepared, when we are ready, we can come back to our hearts, come back to this physical reality that we call a gathering. Quando siamo pronti possiamo piano piano tornare a ciò che chiamiamo il piano fisico, che si chiama anche questo raduno. And we stay into this consciousness of being one with all and of being united with everything around us. E rimaniamo in questa coscienza che ci permette di essere uniti con tutto ciò che è in noi ed è fuori di noi. This is the pranic consciousness in my belief, in what I feel, this consciousness of prana. Questa è la coscienza pranica, quello che io credo sia la coscienza pranica. The thing that I feel we can call being one with everything and being one with the light and the energy sustaining us. Quello che io posso dire è l'energia che ci sostiene, è essere uno, è essere unito con il tutto. It's only when, or maybe for others it's different, but it's only when we are aware of how we are all connected with all that we are truly open to be sustained by this energy. Questo è come essere tutti quanti sostenuti da questa energia, tutti quanti insieme. È solo quando siamo coscienti e coscienti che siamo una con tutti, che possiamo permettere a questa energia di sostenerci e nutrirci davvero in tutta la nostra il nostro essere. Because with this pranic journey, what I found out is that there are different degrees of how the bodies are nourished. Con questo viaggio pranico, quello che ho visto è che ci sono vari livelli di nutrizione e alimentazione in cui il corpo è nutrito. What I learned when I had my pranic, my 10 days and then almost a month of not eating at all. Quando ho avuto questa esperienza dove un mese non ho mangiato per niente, niente cibo solido. I was observing my bodies and how they react to this treatment that I was convincing them to do.
Osservavo il mio corpo di come io avevo organizzato il trattamento in cui io li stavo imponendo. And I was seeing that meanwhile my emotional and mental body and even physical body were okay with this. E vedevo come il mio corpo emozionale, corpo mentale e fisico accettava tutto ciò. Because there are various degrees of acceptance depending on the structure we are concentrating on. Perché sono vari livelli di Accettazione. accettazione a seconda della struttura che vogliamo dare al nostro corpo. Every one of our bodies, so the physical, the emotional, the mental, the affective, has different degrees of accepting prana. Ogni corpo sottile che abbiamo, il corpo fisico, il corpo emozionale, il corpo mentale e spirituale, c'ha varie tipologie di accettazione e di nutrizione. Prana come nutrizione, cioè dobbiamo verificare se tutti i corpi sono d'accordo quando cominciamo questo cammino. We need to verify that all the bodies, subtle bodies, four bodies, are okay if we want to start the pranic path. And while we are on the pranic path, we have to also check them periodically to see which is okay and which is still not fully nourished. E mentre siamo nel cammino pranico, bisogna anche valutare nel qui ed ora, sempre in questi corpi, se sono d'accordo su quello che stiamo facendo. Because as many of you know, each one of our bodies is fed differently. Perché come voi sapete, ognuno dei nostri corpi è nutrito in modo diverso. Cioè si verifica, we check. Our physical body is fed by prana, yes or no? Our emotional body is fed by prana, yes or no? Our mental body is fed by prana, yes or no? Our affective body is fed by and so on and so forth. Quindi bisogna sempre, sempre chiedere se il nostro corpo fisico è alimentato bene, se il nostro corpo emozionale è alimentato bene, se il nostro corpo mentale e il nostro corpo affettivo anche è alimentato bene. This is how we are in harmony with this process, and this is how our bodies stay healthy. Questo è come, ed è così che i nostri corpi rimaniamo in salute, quando tutto quanto si accorda insieme. Also, we can check on chakras. E possiamo anche valutare e verificare i nostri chakra. When something is unbalanced, we check how much prana is allowed in our energy centers. Quando qualcosa non è bilanciato, possiamo vedere qual è il nostro chakra che è sbilanciato e non è in armonia. Even when you seem to be okay, you just check. Anche quando si sembra di essere tutto a posto. Si può fare una valutazione. How many of you are familiar with the breath test? Quanti di voi siete familiari con il test del respiro? Jasmine's breath test, yes, she teaches that. Yes, it's very important. This helped me. Jasmine insegna questo e questo è molto importante e questo mi ha molto aiutato. This helped me to know how to, when to continue, when to stop, when to get back to physical if necessary, when to go back to pranic if necessary. So I'm now into this balance between them. I am not compelled to do one way or another. Non sono obbligato di fare un modo o l'altro, però questo mi aiuta molto a verificare il mio stato, a vedere cosa devo fare o posso fare. And also I have to check when to be denser, when to be lighter. In respect to the gatherings I have to be in, because I want to be in harmony and be best perceived by the ones I have to bring information to. E quindi in questo modo posso verificare, posso anche decidere di essere più leggera, più pesante e anche essere in armonia con il luogo e il posto in cui sono e con le energie del posto, in tale modo da essere in armonia con tutto ciò. Because this is the interface that I'm using to talk to people, so I have to keep it well balanced to get to them. Perché questo corpo è l'interfaccia che io ho con gli altri e che devo fare in tale modo che sia in armonia, per essere in armonia sempre nel qui ed ora.
So if anyone, if all of you agree, before we finish, we will also give the breath test so that you can check, because someone was asking earlier, how do you know? Yes, how do you know? How do you know we are okay? How do you know how far to push? Quindi adesso vi farò vedere come fare questo test del respiro per vedere fino a quanto possiamo spingere su questa via e fino a quanto possiamo fare determinate scelte. Is anyone interested in that? Qualcuno è interessato in questo? Okay. So before we finish, just remind me to just do it. It will take 5 minutes. It's Quindi prima di finire il mio intervento ricordatemelo di farvi vedere, vi farò vedere come. Yes, because not only we do pranic feeding to be lighter, but we do it for healing and clearing the body. We do it for the clarity and the creativity that it brings. We do it for the lightness that it brings, and we do it for the harmony that it brings with others. Yes. How many of you felt that when you got lighter with your food, got in more harmony with the others? Quindi non è solo per la leggerezza che si fa questo, ma anche per essere in armonia, che per essere più chiari di mente. How many of you got imbalanced with others when you got lighter with the food? Quanti di voi siete stati sbilanciati quando siete avete con avuto con gli altri, sbilanciati con gli altri quando avete avuto leggerezza nel cibo? O quanti di voi leggerezza? O quanti di voi siete stati sbilanciati quando avevate avuto pesantezza con il cibo? It has to be a harmony. We don't push others, we don't push ourselves, we are in harmony. We don't give in to the pressure that others bring on us. Don't eat that, do that, don't do that, it's not normal, whatever. We don't give in to that. But we also check what's best for the ones around us. So if let me translate. So if non è una costrizione, bisogna sposare il momento, non si costringe né nella leggerezza né nella pesantezza del corpo, negli estremi in pratica. Yes. As extreme as I got during my path, because I got really extreme sometime and I did not care anything about family, friends, whatever, I just did whatever I had to do. Quindi sono stato molto estremo nel mio percorso e con la mia famiglia, anche con i miei amici e quello che mi circondava. I now know that we do our thing and we do what we have to do, but we also sweeten it up for the ones around us. Quindi io so che io faccio quello che sto facendo, però faccio anche in modo di ammorbidire ciò che io faccio per la gente che mi circonda. I will never start to eat meat again. I will never go back to dairy just to please someone. Quindi io non mangerò mai più la carne, non mangerò mai più qualsiasi cosa per piacere a qualcuno. But when I feel that a group needs me a little denser, I can eat some cooked food. And it's fine. ma quando sento che devo condividere qualcosa con qualcuno, posso anche accettare di mangiare cibo cotto. And it's fine. I'm free of doing that. I'm free doing that. And how many of you blamed yourself for what you eat or don't eat? E va bene, this posso, is what I'm talking about. Posso accettare questo. Posso anche e la domanda era quanti di voi vi siete afflitti del fatto di ciò che avete mangiato? Perché because when we start this pranic journey or whatever journey, we sometimes go from I have to do this, I have to be better than this, I'm good enough if I do this. Perché quando si incomincia questo percorso pranico, ogni tanto ci imponiamo delle scelte e delle condizioni, devo fare questo. Questo lo devo fare perché così è scritto. The important thing is to be free. La cosa importante è di essere liberi. And prima. From freedom we are aware how balanced or unbalanced we are. E dalla nostra libertà possiamo valutare quanto siamo bilanciati o sbilanciati. Yes? Shall we do some questions? We come to the end. No, but we could yes. leave some okay. space okay. for questions for okay. people.
I also feel to share just a little thing about Vi condivido anche una piccola cosa. Quanti how many of you do sun gazing di voi fanno sun gazing? for feeding, yes? Looking at the sun and Looking at the sun. in Guardare il case sole in pratica. No, no, è una pratica. è una pratica anziana, an old practice that helps you to intake light through your eyes and harmonize or feed your body with the light of the sun. Permettete comunque di fluire con il sole e di prendere un nutrimento molto più accentuato a livello, il prana del sole. Yes. With sun gazing, what I discovered by doing this a lot, because I really love the sun and it's coming out soon. Ho molto praticato sun gazing e adesso vi condivido la mia esperienza perché sta uscendo adesso il sole. I was doing this and I was putting sunlight in every energy center. Facevo questo e mettevo dell'energia solare in ogni centro energetico How del. many of you do this? Quanti di Any? voi fanno questo? Okay, don't try this at home. We Ok. have Non fatelo a casa. Non what I found out fatelo a late. casa. No, Non ho capito. non fare questo a casa. Non fatelo a casa. A caso. Non a casa. A casa. A casa. A casa, A casa. When you do this, when you intake sunlight, you just mix it with the energy of the heart and then Quando canalizzate take la it luce del down sole into your e. lower centers. Scusa? Qu quando facciamo questo, prendiamo la luce di sole, la mescoliamo nel centro del cuore e poi la lasciamo fluire nei centri più bassi del corpo. Cioè, from here down, we also add our heart energy with the energy of the sun to make it sweeter and to make it more adapted for our body. And that's a big key for being nourished. Ok. Quindi da qui in giù c'è. It's difficult to translate all that. Da qui in giù, we mes Mi puoi da fare qui dai in giù cambio? lo mescoliamo Sì. con l'energia del cuore per farlo più dolce, più accettato dal nostro corpo per i centri inferiori, per il nostro aspetto fisico del corpo. È una chiave per essere più nuriti, meglio nuriti con l'energia del sole. Sì. To clarify then for the other centers above the heart, you're We not can gazing, you just can straight bring sun. directly. Yes, you can. From here down, I did it with only sun, I did it with heart center. This is something I just received about 2 months ago. You mix it with the heart energy, and it's far better for your human side to be fed, you know. Questa è una cosa che ha ricevuto recentemente, un'informazione che ha ricevuto recentemente, che fino al cuore si può accedere, questa energia del sole può accedere direttamente. Per scendere più in basso è meglio mescolarla con l'energia del cuore perché si adatta al nostro corpo. Si adatta meglio e it's adapting better and it's easier to digest, so to Si speak. adatta meglio e quindi è più difficile da digerire in Più qualche modo. facile da digerire, sì. Ma perché bisogna digerire anche quell'energia. Digerire, sì, Do ho we fatto need to così. digest Diciamo assimilare. Assimilare, sì, hai ragione. Questions? Yes. You said that sometimes you do take some cooked food. I would like to know what difference you experience, whether it's cooked food or raw and fresh other food like It fruit. grounds me more. Cooked food grounds me more because it's warm. Ha chiesto, prima ha parlato, ha detto che assume ogni tanto cibo cotto e gli ha chiesto che differenza c'è cibo cotto rispetto magari a un succo fresco e le ha risposto il cibo cotto mi aiuta a essere A più per terra. te a terra, sì, perché è più pesante. What I experienced with pranic journey is when I had times of not eating, this will sound very weird, but I'm not bribing about it.
La cosa molto strana che trovo è che sembrerà, però è vera, non sto facendo finta. No, it's not I'm special or look at me. Non voglio essere speciale o guardate me quanto sono strana. But sometimes when I don't eat and meditate for a long time, my body becomes very, very less dense and maybe invisible. Mi succede che se medito molto per a lungo e mangio niente, il mio corpo diventa sempre meno denso e tende a diventare invisibile. This seemed very strange to me and I asked my teachers about this. La cosa mi sembrava molto strana e ho chiesto ai miei maestri perché. What they said is a dimensional shift. E loro mi hanno parlato di una trasformazione dimensionale. Because what we're really doing with the pranic consciousness is the shift between denser dimension towards lighter dimensions. Perché quello che facciamo andando verso la coscienza pranica è proprio andare da una dimensione più densa a una dimensione più sottile. Some of you are here to do this on Earth. Alcuni di voi sono qui sulla Terra per fare proprio questo. And when I asked, they said, well, it's just a dimensional shift. You come back whenever you want to, and that's it. You just go denser. E quindi la risposta è quando hai voglia di raggiungere uno stato più denso, ne hai bisogno, puoi usare il cibo. Yes, I tried different techniques with grounding, like sport and painting and everything that is used for grounding. For me, food still works. And I like it. Per rimanere coi piedi per terra ho provato varie tecniche che vengono usate, sia il dipingere o fare sport, ma per me quello che squats funziona... And attività fisica, però comunque il cibo funziona bene per me, quindi lo uso. Cioè, se qualcuno di voi ha una buona tecnica per atterrare, if any of you has a good technique for grounding, please share. I want to know more. I will soon write a book about grounding because this is what I'm working on intensely now. Yes. The best thing I like about grounding is traduci prima. Yes. Ask. Lei diceva se qualcuno di voi conosce delle tecniche buone per ancorarsi a terra, ditemele perché io voglio scrivere anche un libro su questo argomento. Yes, it's very necessary now on the planet. Ed è molto necessario in questo momento sul pianeta. Because as more of us we get lighter, we also have to know how to come back and bring the light energy back into the planet space. Perché mano a mano che impariamo a essere sempre più leggeri, dobbiamo però anche sapere come fare a canalizzare un'energia più densa per poi portarla nella materia. Especially for the younger ones. The ones who are, you know, older on this planet know how to do this, but the younger ones tend to stay. E questo vale soprattutto per i più giovani, perché i più anziani hanno già esperienza di come stare a terra. How many of you experienced that ungroundedness and floating? Quanti di voi hanno sperimentato questo sentirsi tra le nuvole? We need to come back here and bring what we received. Dobbiamo tornare qui e portare quello che abbiamo ricevuto, portarlo a terra e agli altri. Mm-hmm. That's why we have physical bodies. The book about the experience we have with the dark room is Dark Room Retreat, a lightful mystical experience. I brought some of them with me. And il libro che ho scritto sull'esperienza nella camera oscura è questo, e ne ho portate alcune copie. And this also contains some grounding techniques that we used for, you know, lighting it up and then bringing it down. E contiene appunto la descrizione anche di alcune tecniche per proprio che sono state usate in questa camera oscura per portare su l'energia e poi riportarle giù. Yes, because we need to stay in our physical body while we do it. Perché dobbiamo comunque rimanere nella nostra realtà fisica. And another book that is also about journey with lighter food. And pranic levels and how to get to a lighter diet in a harmonious way. È un altro libro che parla dell'alimentazione pranica, di come alleggerire l'alimentazione. And also stay in harmony with the dear ones around us. E di rimanere in armonia con le persone che ci sono care.
is get seduced by your own life. Fatti sedurre dalla tua vita. Yes, it's how to fall in love with your life. Come innamorarsi della propria vita. Yes, this is what I brought for you. And the breath test, yes? Questo è quello che vi ho portato. Se ci sono ancora domande, facciamo poi il breath test o facciamo il breath test e do domande al fine, come volete. Il test di respirazione. This is what I was receiving also. Thing. So we just go back to our hearts. We are already there. Ritorniamo al cuore, ci siamo, in realtà ci siamo sempre rimasti, comunque ritorniamo al cuore. We just follow our breath just a little bit more, just to get back. From the mind to the ritorniamo heart. Al respiro in modo da passare dalla mente. Whatever al cuore. Comes to you now, don't judge it, just let it dissolve and receive. Qualsiasi pensiero vi venga adesso, non giudicatelo, lasciatelo andare. We are here to serve. Siamo qui per servire. So follow your breath, let it in and out your body. Seguite il vostro respiro, fatelo entrare e uscire dal corpo. We are still in our light column and in our light sphere. Siamo ancora all'interno della nostra colonna di luce e della nostra sfera di luce. We are still anchored in our father mother energy, the energy of the sky and the earth. Siamo ben ancorati nella nostra energia di padre cielo e madre terra. And we are in our heart with all our attention, with all our energy, we breathe in and out through our hearts. E siamo nei nostri cuori con tutta la nostra attenzione e la nostra energia e respiriamo ed espiriamo attraverso il cuore. We let our thoughts dissolve like little clouds above our head. Lasciamo che i pensieri si dissolvano come una nuvoletta sopra la testa. And with our attention in our heart. E con l'attenzione concentrata sul cuore. We make an affirmation that we know is true for us. Facciamo un'affermazione che sappiamo sia vera per noi. In our mind we make an affirmation that we know is true for us and we make an affirmation about something we wear. We don't make an abstract affirmation like I would affirm my pants are green because I know and I feel and I see they are green now. Facciamo nella nostra mente un'affermazione che sia reale, che sia vera, e la facciamo su qualcosa di concreto, non di astratto. Quindi, per esempio, io potrei dire, io so che i miei pantaloni sono verdi, perché io li vedo, li sento, li percepisco verdi. And we just repeat this affirmation like a mantra, and we follow what does our breath do while we repeat it. Poi ripetiamo questa affermazione come un mantra nella mente e osserviamo che cosa fa il nostro respiro mentre lo facciamo. Just a few times. Già solo alcune volte. And when you notice the pattern with your breath, we just make an affirmation that we know is false for us, but something also concrete. Una volta che avete notato come si è comportato il respiro, lo schema che ha seguito il respiro, fate invece un'affermazione che sapete sia falsa per voi, sempre riguardo a qualcosa di concreto. We repeat it as a mantra following the breath and we see what our breath does. Ripetiamo questa affermazione falsa come un mantra e seguiamo il respiro e vediamo cosa fa. And when we notice the pattern, we just come back with our attention to our hearts and in the physical plane. Una volta che abbiamo preso nota del comportamento del respiro, ritorniamo con l'attenzione su questo piano fisico. We can also do this question. My physical body is fed by prana in a percentage of 50%. Possiamo anche chiederci fare questa affermazione. Il mio corpo fisico è nutrito dal prana per il 50%. See what your breath does.
e osservare il comportamento del respiro, se notate dei cambiamenti. Increase the percentage when you ask, increase the percentage like 60%, 70% until you get the answer you got for the no in your breath. E poi aumentate la percentuale, quindi chiedete se vi nutrite al 60% o al 70%, fino a quando ottenete quel comportamento che avete ottenuto quando avete fatto l'affermazione falsa. And we, when we get the breath answer for false, we just stop and we know what our percentage for the physical body is. E quando otteniamo questo comportamento, sappiamo che la nostra percentuale di assunzione di prana è quella al di sotto di questa cifra. Yes? Did everybody got the breath test? How many of you saw a difference between the truth and the false affirmation? Quanti di voi hanno notato la differenza tra l'affermazione vera e quella falsa? What can somebody tell what the difference was for him? Because it's different for anyone. Qualcuno vuole dirlo? Perché a volte è diverso nelle persone. Three people. I feel it more in my heart. Like it's closing or it's feeling expanded. Good. Io lo sento più nel cuore la differenza, quindi come se in un caso si chiude e nell'altro si espande. It's closing for no and yes, it's opening yes. For truth. Yes? Yes. Si chiude per il no e si apre per il sì. Thank you. Other reactions? Yes. Very strong. Yes. In the truth. Yes. The breath come very free. Free, yes. Oh, like I have big lungs all over your body. Mm-hmm. After I feel here and here very close. Ours? Io sentivo una differenza molto forte quando era il sì, sentivo proprio come se avessi un canale dei polmoni molto liberi, e mentre per il no c'era proprio una chiusura dei polmoni della gola. Our cells are intelligent and are a part of the divine. Le nostre cellule sono intelligenti e fanno parte del divino. They know what's true and what's not. Sanno cosa è vero e cosa è falso. They constrict for the false. E si restringono quando sono di fronte al falso. That's why we can never really lie to each other. È per quello che in realtà non possiamo mai mentire l'un l'altro. We can never really lie to each other. We constrict with falsehood. Quando pronunciamo una falsità ci rattrappiamo. Yes, only the truth shines and opens. È solo la verità risplende e si apre. Yes. Other question. So, did everybody get a percentage with the pranic? Yes. Okay. Tutti avete avuto una risposta sulla percentuale di prana? No. Okay. So, what we recommend, what Jasmuheen recommends, and everybody who does this, is just exercise. Exercise until you feel yourself feeling the difference. Then when you know the difference for small things like should I eat an apple or not, you can check with everything you eat, by the way. Quello che consigliamo, che Jasmine consiglia, è di continuare a fare questo esercizio fino a che non diventate, diciamo, vi sentite bene questa differenza, e quindi potete usarla anche nella vita quotidiana, anche per chiedervi devo mangiare una mela o non devo mangiarla. This is how you can listen to your body, get into contact with your body and with your higher self and know exactly what and when to eat. E quindi è il modo in cui potete entrare in connessione con il vostro corpo e con il vostro sé superiore e sapere esattamente quando e cosa mangiare. And also it's the question we always make to check and to use the breath test is it for my higher good too. E la domanda che utilizziamo per fare questo test del respiro è fare questa cosa è per il mio massimo bene? To eat an apple or to go to the party or to meet with whomever you want to meet. You can check anything with it.
che sia mangiare la mela, partecipare a una festa o andare a un incontro, qualsiasi cosa potete testare con questo metodo. Check for small things first, don't go into changing jobs or getting married. All'inizio yes. Usatelo per cose piccole, quindi magari non chiedete se dovete cambiare lavoro o sposarvi. Or whatever, but check with small things until you're sure you master it. Provatelo con cose piccole fino a che non siete proprio dei maestri nell'uso di questa tecnica. Then go for the big things and then you can also get used to using it for stopping the food intake or things like that. Because stopping the food intake is important. Solo quando l'avete ben vi destreggiate bene lo potete usare anche per gestire l'assunzione di cibo, perché comunque smettere di mangiare è una cosa importante. Yes. So whomever did not yet got an answer, you just practice, and you can use it, like I said, for checking the physical, emotional, mental body, how much percentage of prana do you receive, and you can also use it for I am getting 50% pranic energy in my root chakra. Quindi chi non ha avuto ancora risposte chiare, continuate a praticare fino a che non vi arrivano risposte chiare, e potete utilizzarlo per testare, come quello che dicevo all'inizio, cioè su tutti i vari corpi, dal fisico, emozionale, mentale, affettivo, per sapere a che livello sono nell'assunzione di prana. Mm-hmm. And the energy centers also. E anche i centri energetici. Yes. Questions? Yes, please. Ci puoi parlare un pochino del respiro dell'amore? Can you speak yes. about the breath of love? Yes, the breath of love. We did some love breath during our meditation, because we were intaking the love of the divine while breathing in. Un po' l'abbiamo fatto anche durante la meditazione precedente, perché quando abbiamo visualizzato la luce, inspiravamo la luce divina. And we sent out the love energy into our cells, our bones, our body, organs, and out into the auric field. E abbiamo inviato l'energia d'amore nelle nostre cellule, nei nostri organi, nel nostro campo aurico. So we kind of did it now. Lo abbiamo appena Quindi in fatto. Un certo senso l'abbiamo appena fatto. But what Jasmuheen adds is the mantra I am love, I love. Ma Jasmine ha proprio un mantra che dice io sono I have love. I am love, I love. Io sono amore, io amo. When you breathe in, I am love. When you breathe out, I love. Quando inspirate, io sono amore, e quando espirate, io amo. So you intake, you send out. You intake, you send out. You intake. Quindi lo prendete e lo mandate fuori. This is what I know about it. But she has it on YouTube. If there's something in particular you want to know, just get more specific so I can understand. Questo è quello che so, però se c'è qualcosa di più specifico, ci sono dei video su YouTube, oppure se hai una domanda più specifica. Or ask me, but I want to understand exactly what you need to know. Oppure chiedimelo, ma magari una domanda più precisa su ciò che vuoi sapere. Mm. What did you really want to know? Più o meno quello che volevo sapere era la trazione dell'energia che stanno da tre al tuo cuore e poi le espandi con me. Yes, you take it in. You or better yet, you become aware of it. It's always there. There's nowhere to take it from. You are ever abundant in this energy. In realtà sì la inspiri questa energia, ma in realtà non è che devi prenderla, perché questa energia è dappertutto, quindi è sempre ci sei sempre in mezzo. You are one with all. There's always there and there's always plenty. Sei sempre uno con questa energia e ce n'è sempre in abbondanza. Yes, but you just become aware by breathing. Quindi la differenza sta nel diventarne consapevole attraverso il respiro. What the breathing does is make you conscious of it. You just focus on it. Quindi quello che fa il respiro è di renderti cosciente di questo flusso. And then you are conscious that you send it out. E di rimanere cosciente che lo puoi inviare verso l'esterno. Is it okay?
the answer? Is it clear? È sufficiente questa risposta? We can expand because it's useful for others. Don't be shy. Possiamo proseguire perché è utile anche per gli altri, quindi non. Certe volte in certi posti si sente l'energia troppo densa. Ah sì. In some places I feel there is much dense very yes. Energy is too dense. Denser, yes. La mia domanda era come trasformare la vibrazione di questa energia. Mm-hmm. So my question was, how can I transform this energy and I will become lighter? You just focus then that you are united with the love of the universe, you take more in, you send more out. Devi concentrarti, quindi focalizzarti sul fatto che tu puoi connetterti con l'energia dell'universo e quindi canalizzarla e inviarla fuori. You don't focus on what kind of energy and judge what kind of energy is around you. Non ti concentri sull'energia che c'è intorno a te e non la giudichi. You just focus on the love that comes in all the time. Ma ti concentri sull'amore che entra in te in qualsiasi momento. And you just focus on the love you send out all the time. E sull'amore che tu emani in qualsiasi momento. And then you are love and you don't, you just feel that. E quindi diventi amore, sei amore e percepisci solo quello. What we focus on will grow. Tutto ciò su cui ci focalizziamo cresce. This is what she says, but this is what I feel to say to you, and this is what the truth is. È quello che Jasmine dice, ma è anche quello che io sento vero e che quindi sento di dover dire. Whatever we focus on will grow. Tutto ciò su cui ti concentri cresce. You focus spagna. On God, you grow God. Se ti concentri su Dio, Dio cresce. Mm. True? È vero. Other questions? Altre domande? Bello questo. This is beautiful. Prova che capita che come reazione normale uno attacca l'energia negativa, no? È Because un errore. Our normal reaction is often to react against the dense energy. No, just move your focus. No, basta cambiare la concentrazione, spostare. I'm sensitive too, I feel, but I move my focus. I move my focus on lighter and lighter and lighter, and everything is light, just various densities. E quando ho questa percezione, io mi concentro sull'energia più leggera, più sottile. In realtà non esiste denso e sottile, ci sono tante energie diverse di vari gradi, quindi scelgo io su cosa concentrarmi. And everything is necessary on this earth. Everything is necessary and it's well in place. E tutto quello che c'è su questa terra è necessario ed è al proprio posto. But if you have preference you move your focus and we Però se tu preferisci un qualcosa rispetto a un'altra, allora ti concentri su quella. Yeah, when I wanted to come here, I just focused on Italy. Per esempio, quando desideravo venire qui, mi sono concentrata sull'Italia. If I would have focused on my home, I would have stayed there, but I wanted to just move. Se avessi voluto restare a casa, mi sarei focalizzata su casa mia. Invece ho scelto di focalizzarmi su venire qui. That's okay. Una domanda sulla visualizzazione sul sole, la meditazione sul yes. sole. Hai detto che il quinto, sesto e settimo chakra prendi direttamente l'energia dal sole e poi... And also with the heart, you just put the sun here, you can put sun. Visualizzi l'energia che entra dalla corona e mescolando... The question is about the sun gazing meditation and she was asking... First you let the light in from the crown chakra and then you go down to the heart. La domanda quindi era se veniva fatto contemporaneamente, quindi entrata dal sesto e attivazione dal cuore. However you want. If then the intervention of the heart was done at the same time. All in the same time. Actually, everything is simultaneous. In realtà, sì, tutto è simultaneo. We perceive as a time
based, but it's simultaneous. Noi lo percepiamo come consecutivo nel senso del tempo, ma in realtà tutto avviene contemporaneamente. So if you want to perceive it through time-based reality, you just put the energy first in the first center, then the second, then the third, and so on. Se per te è più utile, puoi percepirlo nel senso del tempo e quindi farlo passare prima, osservarlo mentre passa dal sesto, dal quinto, dal quarto. If not, and you are not focused on time, you will see that it's everywhere and it's going through every center simultaneously. But you just stay conscious that it mixes with the energy of the heart, which is the bridge between spirit and physical, so to speak. Però puoi anche scegliere di non concentrarti sul tempo e di vedere tutto nello stesso istante, semplicemente che nel cuore l'energia del sole si mescola e quindi diventa un tutt'uno, ed è un po' il cuore fa un po' da tramite tra lo spirito e la materia. Il ponte. Puoi dire qualcosa sull'esperienza al buio? La camera particolare, cioè cosa c'è di particolare, diciamo, stare al buio, cosa viene fuori anche dentro di noi, dall'inconscio. Can you tell us something about the dark room experience? What happens to people? What does it cause in people? It's very, very well described in the book, because when I written it, it was really channeled. But what I feel to answer is that people are mostly focused on doing. È tutto descritto molto bene nel libro, però quello che mi sento di dire adesso è che noi siamo sempre molto focalizzati sul fare. And when you are in a dark room, e quando sei in una camera oscura, no phone calls, no laptops, no friends to chat with, no other activities to look at. E non hai amici con cui parlare, non hai il cellulare, non hai il computer portatile. E non hai nessuna niente di esterno su cui concentrarti. The doing becomes less and less. Il fare si rimpicciolisce sempre di più. Yeah, there's nothing to do. But you can do things, you can just become better in meditation techniques and just, you know, get neater in how you clean your chakras and things, but that's still doing. Sì, puoi ancora fare qualcosa, nel senso che puoi metterti a meditare, perfezionare la meditazione, metterti a pulirti tutti i chakra, e questo è ancora un fare, in effetti. But at some point some just give up. Ma a un certo punto semplicemente la smetti, ti arrendi. Just are like in the mother's womb. E ti trovi un po' come nel grembo di tua madre. And everything comes then. E tutto succede da quel momento in poi. But there's many, many other things that happen. Ma succedono molte, molte altre cose. And it's particular for each one of us, but what it was for me, I wrote it down and I just felt to send it, because I don't know when and where I'm going back there. I hope every year I'm going back, but something occurs and I have to be somewhere else. But I know it's useful for people. So che comunque succede, quello che succede è diverso per ogni persona, però io ho voluto comunque scrivere e far passare questa informazione agli altri, perché poi io stessa decido, penso sempre di tornare a farla, poi succede sempre magari qualcosa per cui non riesco. Ma so che è utile per loro. Ah, okay. So che è stato anche utile per gli altri. Ogni esperienza che ho fatto è stato sempre utile anche per gli altri. Non ho fatto niente solo per me. Everything I did has always shown to be useful for others too. Nothing is only for myself. Because in reality the pranic consciousness is what the Inca people say, I am another you. La coscienza pranica è quello che gli Inca descrivevano come io sono un altro te. In Lakesh, I am another you. In Lakesh si dice io sono un altro te. I am another you. Ma quindi la attività della dark room non è un'attività di gruppo? No, yes, there are 45 plus people, like in this room or more. I don't know how many we are here. Yes, if the dark room is a group activity or individual activity. If you want to be individually active, you can go into your room, but there's also
big space we meditate together. È un'attività di gruppo, in realtà c'erano anche 40 persone. Si può andare anche in una zona individuale. You have your own room if you want, and you can meditate there and not do anything with everybody, but si può anche avere una propria stanza personale, quindi andare lì, scegliere di non stare con gli altri. Però, so it is like an apartment. You have your own room and you have a public space where you meditate with the group. So where you quindi ci sono vari spazi, c'è uno spazio dove si sta col gruppo e poi ci sono spazi individuali. Mm. And why we choose to do it together is because, like, also in my therapy sessions, for example, which are soul healing, as I mentioned, we heal together. We find out things together. I am not the therapist and the patient is the patient. I am not here speaking and you listen. You are speaking through me, I am speaking through you. Si fa in gruppo perché io vedo anche nella mia attività di guarigione dell'anima che non è mai io sono quello che cura e tu sei il mio paziente, ma è sempre un lavoro che si fa in due. E lo stesso qua, cioè io non sono quella che parla e voi solo quelli che ricevete, ma il lavoro si fa tutti insieme, quindi è sempre un lavoro di gruppo. This is pranic consciousness, knowing and feeling and just we are all the same. Questa è la coscienza pranica, è sentire gli altri e entrare sempre in connessione. Yes. How do you deal with channeling? Deal? Yeah. Manage, deal, I just let my mind be silent. Come gestisci il channeling? Because I think that it's a bigger topic. Yeah. You have to start accepting and manage and making information letting pass through you. Know? Yes, but this is a practice that occurred when I through the lifestyle, through the meditations I did, I cannot put my finger on something and say, this is what started it. It just, in time, I learned how, yes. Lei chiedeva, perché non è facile nella canalizzazione, devi anche imparare a gestire, cioè far fluire le informazioni senza intervenire su ciò che arriva. E lei rispondeva che in realtà è successo per lei in modo molto naturale, cioè attraverso la meditazione, il lavoro che ha fatto su di sé è avvenuto. Yes, but now I know what she's asking. Yeah. Thank you. It's about the stages of the mind or the brainwave frequency that you're in. Riguarda un po' lo stato mentale e le frequenze mentali in cui ci si trova. Cioè, therefore, we learn with the lifestyle that we are practicing for being pranic, for example. Per esempio, con lo stile di vita che pratichiamo proprio allo scopo di essere pranici. We also change our brain waves patterns. Cambiamo anche gli schemi delle nostre onde mentali. Does anyone know or everyone know the brain waves patterns and how they are? Conoscete tutti beta, alpha, theta, le varie onde yes? mentali, okay. Beta, alfa, teta. So we go from beta to alpha, from alpha to theta and so on. Quindi si passa da beta a alfa, da alfa a teta. And the more we train to stay into quieter stages of brainwaves. E più ci alleniamo a stare con delle onde mentali più tranquille. Più there's higher information and energy circulating through us. Automaticamente richiamiamo energie più elevate che quindi possono circolare attraverso di noi. We allow them to circulate because the brain waves are silent or peaceful. Permettiamo queste energie di passare attraverso di noi perché abbiamo delle onde mentali meno dense, più calme. The question is very useful because it's directly related to pranic journey. So we can only be pranic and really fed by prana when we are used to hold the brainwave patterns of alpha and theta, especially theta. Quindi questa domanda è molto utile perché si connette anche col fatto di riuscire ad alimentarsi in maniera pranica. Per più abbiamo onde cerebrali che passano da alfa a theta.
e più siamo in grado di entrare in connessione col prana. And the same with channeling and everything. Everything gets channeled. The energy, the words, everything, the thoughts of a higher mind gets channeled through our bodies and not the thoughts of the human self. E quindi è anche quello un channeling, una canalizzazione, quindi canalizzazione di energia che entra attraverso di noi. And what we learn, for example, I'm also, and many of us here are also ambassadors of peace, and what we learn at the Embassy of Peace is how to train our brainwaves to get lighter and to get from beta to theta. E quello che facciamo nel gruppo degli ambasciatori per la pace, e so che molti di voi anche ne fanno parte, è proprio allenarci a restare il più possibile, più a lungo possibile, con le onde cerebrali che vanno verso il livello theta. We also have a program that is called the Luscious Lifestyle Program. E abbiamo anche un programma che è chiamato The Luscious Lifestyle Program. È stato tradotto il stile di vita rigogliosa, e questo che stile di vita rigogliosa. Sì, or how to get seduced by your own life, how to be in a lifestyle that is beautiful. Sempre sul discorso di come farsi sedurre dalla propria vita, quindi di essere in uno stile di vita che ti nutre. And we learn specific steps to include in our day-to-day life in order to keep our mind more peaceful. Impariamo diversi passi da percorrere per fare in modo che la nostra vita sia più pacifica. And we also share it with others in an 11 steps program, in 11 steps workshops. We also have it recorded on video, and we share there how through meditation, through prayer, through other activities, you can slow down the brainwaves. E abbiamo il cosiddetto processo degli 11 passi. Course, yeah. E hanno un seminario dove insegniamo proprio questi 11 passi. Aggiungo io che sono quelli che ce ne ha parlato anche Jasmine ieri. Yes, yes, yes. Meditare, pregare, quello che diceva Jasmine. It's the Embassy of Peace that is also created by her. So we learn how to do this in physical life. Yes, for some it just happens, but for some it's a process where you learn and educate yourself and train. Quindi è una cosa che si impara. Per alcuni succede magari in maniera naturale, e per altri invece si impara e ci si allena a farlo. For me it happened because I meditated and did these spiritual, lighter life activities every day. It was my daily practice, and it is my daily practice. And that's how maybe I just, at some point, got me out of the way. E per me è avvenuto proprio attraverso la meditazione, attraverso introdurre questo stile di vita più leggero. In questo modo, and also through my therapies, because during my therapies I cannot be judging what I hear. E anche attraverso la terapia che faccio con le persone, perché quando lavoro con le persone non posso giudicare quello che mi viene detto. I have to stay connected to the frequency of the soul, which is theta or above. Devo rimanere in connessione con le energie dell'anima, che sono comunque energie theta. So the answers and everything that gets talked about come from there. I cannot interfere with my personality, my thoughts, my opinions, whatever experiences I had as a person. Quindi quando lavoro con le persone non posso usare la mia personalità, dare dei giudizi e dei consigli che vengono dalla mia personalità. Tutto quello che io posso esprimere è solo ciò che fluisce dall'alto. Is this what trained me? But each one has his own journey. Questo è stato il mio modo di allenarmi a questo. Ognuno ha ovviamente il suo percorso, che può essere diverso. But the Luscious Lifestyle Program really does the job. Ma questo programma di vita rigogliosa it's a weird word for me too. Funziona. Nella mia esperienza funziona. Is it okay or we go further? Maybe another question about this last part of yes. When you work with people, because when you work with people you have the responsibility to use your tools
I mean, this is my perspective. But from the other side, if you receive some insight or some messages, which is the line that you have to follow? Yes. The scaffolding of the third dimension technique or the insight that you receive from another dimension, which is the balance? Quando lavori con gli altri, nella mia prospettiva, hai un po' la responsabilità di utilizzare i tuoi strumenti, mentre quando tu dici io invece canalizzo solo quello che viene dall'alto, diventa un po'... C'è comunque una responsabilità di decisione su... I'm su guaranteeing to my patient, to my people, the correct support, or I'm... This is my doubt. My only responsibility is to be a clearer, purer channel. Quindi la domanda era su come garantisco la purezza di questi, di questo, di quello che io porto alla persona. E le diceva, io cerco sempre di essere il canale più puro, più trasparente possibile. This is my only responsibility. Questa è la mia responsabilità. The rest is channeled through, and the tools that I use, I only use a tool at the beginning. The tool that I used here to go into a higher frequency together with the patient. Questa è la mia responsabilità. Gli strumenti che uso è solo lo strumento che ho usato qui all'inizio per aiutare il paziente, quindi per entrare insieme in un livello più alto. In theta or more. Then everything flows. But the tool is at the beginning. Then no tool, no personality, just... Quindi utilizzo questo strumento solo all'inizio e poi si supera la personalità. And the person in front of me knows that the healing is done by him, not by me. E la persona sa che la guarigione è fatta da lei stessa, non da me. Lei stessa con l'aiuto del suo sé. By herself, with the help of her higher self. So it's called soul healing is because we connect to the soul, both of us. The being called the being of the other. Yes, so we are both connected with the soul, we are not, he is not unaware. Quindi la chiamiamo guarigione proprio perché ci si connette con l'anima, quindi entrambe le persone si connettono con la propria anima per fare il lavoro. So she or he also gets answers. It's not me that I'm answering, you also. Quindi la persona ottiene direttamente delle risposte, non sono solo io che do delle risposte. But what I do is just follow the questions that come in my mind, and when I ask them, they get answers from a higher perspective. Quindi magari io ottengo l'ispirazione di porre una certa domanda e la persona ottiene l'ispirazione della risposta dalla propria anima. There's also some subconscious deprogramming and reprogramming and other tools, but the best tool is getting to a higher state of mind. C'è anche un po' di riprogrammazione dell'inconscio e qualche altro strumento, ma in realtà lo strumento più importante è la connessione con l'anima.